Ciao ragazzi, non ci vediamo da tanto tempo qua su YouTube, concentrando anche su TikTok, su Pinterest, quindi è un po' difficile essere su tutte le piattaforme, ma voglio cercare di riprendere un po' in mano YouTube perché mi piaceva tantissimo fare le chiacchiere, raccontarvi un po' alcune questioni, insomma, della mia vita, confrontarci. E volevo parlare un po' con voi di una questione un po', ecco, delicata. Però so che tantissime, parlo più al femminile perché so di tantissime donne, ragazze che mi seguono, che ne soffrono come me. E parlo, poi sicuramente ci saranno anche molti uomini, però nel mio caso, avendo più seguito femminile, mi baso ecco più su questo. Voglio parlarvi un po' della mia questione un po' intestinale, sì, non è un gran argomento, però in modo più diretto, ecco. Pancia gonfia e problemi comunque di stanchezza, cariche, quindi di... come si dice? Mi viene la parola. Non volevo dire diarrea, per essere un pochettino più fine, non mi viene la parola, magari mi verrà tra un po'. Ho notato, secondo me, da gennaio che ho avuto il Covid, un po' un peggioramento. Ci stavo proprio pensando l'altro giorno perché secondo me è un po' peggiorata la situazione. E sono arrivata a un punto in cui non riesco più a mangiare una pizza il sabato sera che poi mi viene puntualmente la scarica brutta. Ecco, mal di pancia, non per forza sempre una scarica, però comunque mi viene da andare in bagno, quindi si forma comunque, non sarà... Non guardatemi mentre che state mangiando. È diventato un po' un periodo in cui non rinuncio comunque a queste cene, a queste situazioni sociali, però diciamo che sono sempre a casa, ecco. E per fortuna non vado molto spesso a mangiare fuori perché sennò lì è un po' più difficile comunque riuscire ad andare in bagno più serenamente. Diciamo che sono tranquilla anche per quello. Siamo sempre a casa di una coppia di nostri amici, ormai il loro bagno mi conosce alla perfezione, quindi non ho nessun problema. È diventato un po' un periodo pesante da questo punto di vista perché comunque non fa bene al nostro stomaco, alla nostra pancia, avere sempre queste scariche, stare sempre male. Adesso finalmente comunque sto iniziando a fare, devo fare degli esami, sono già stata da un gastroenterologo, ho descritto un po' tutta la mia situazione, mi ero anche tenuta una specie di diario, quindi fatelo anche voi, tenetevi un diario di tutte le volte che state un po' male. Infatti mi ero segnata anche di avere un po' di nausea nell'ultimo periodo, non sono incinta. Della nausea, per esempio, l'altro giorno, quindi diciamo una settimana fa, 2 settimane fa dall'uscita di questo video, facciamo, ho fatto colazione, ho bevuto un caffè, bevo quasi sempre il caffè di mattina. Dopo 2 secondi mi è venuta un fortissimo mal di pancia, quindi scarica e poi nausea. E ho anche un po' vomitato. Ovviamente queste non possono essere situazioni normali, dato che negli ultimi 2 mesi, ecco, è capitato molto spesso. Io quando ho avuto il Covid non ho avuto febbre o dolori muscolari. Sono stata anche molto bene in realtà, però mi è successo una domenica di stare malissimo tutto il giorno, nausea e vomito tutto il giorno, mal di pancia, proprio sono state tipo quasi 11 ore perennemente, non riuscivo, non sapevo più cosa fare, dormivo, mi svegliavo che stavo male. La dottoressa mi ha detto che può essere uno dei sintomi legati al Covid. Secondo me, ecco, da quel punto lì di vista, poi nei mesi è un po' peggiorata la situazione. Io non sono mai stata di stomaco molto forte, diciamocelo. Il gonfiore è sempre stato parte della mia vita negli ultimi anni. Diciamo che quando mangio un po' più pesante sto sempre un po' malino, però davvero negli ultimi mesi è peggiorata troppo la No. situazione. È talmente strano, per esempio, settimana scorsa è stato il compleanno del mio ragazzo, ho mangiato pizza e dolce e non sono stata male neanche solo per andare, cioè niente, niente, niente. Sabato dopo abbiamo ripreso la pizza, di nuovo dolce, morta. E gli ingredienti sono quelli. La pizzeria era diversa, però avevo già mangiato quella pizza lì che arriva a casa del mio ragazzo, ero già stata male altre volte, quindi diciamo che io anche vivo, non sto più tanto bene comunque in casa mia, ho voglia di andarmene come è giusto che sia, quindi c'è anche un po' una situazione, spesso nei giorni sono tesa e sento di somatizzare tutto nello stomaco, cioè sento proprio che mi sento che lo stomaco cosa mi sta dicendo, cioè va tutto. Delle volte mi capita, per esempio, dopo pranzo, dopo un'oretta, di dover andare in bagno e di avere una scarica. E comunque io penso sia anche una questione molto psicologica. Dovrò fare degli esami del sangue, l'esame delle feci. Speriamo non sia nulla di grave. E in questi esami specifici c'è anche quello per il glutine. Io non si può vivere in Italia. Vabbè, nel mondo, ma specialmente in Italia, a Bologna, non si può vivere senza il glutine. Piuttosto sto male, no, no, non lo so.
Questa è un po' la mia situazione attuale del momento, ma si va avanti. Ne parlo perché soprattutto so che tantissime di voi è un po' nella mia stessa situazione. Una novità da circa 2 mesetti è che ho il disgusto per la carne, non riesco più a mangiarla. A parte i rarissimi casi, un po' con i salumi, per esempio questo weekend eravamo on the road, io e Brian, quindi abbiamo mangiato all'Eurospin, proprio per fare qualcosa di fretta, non avevo molta scelta, ho preso un panino col prosciutto cotto. Non mi ha proprio disgustato il prosciutto cotto, però per esempio salsiccia, pollo, tacchino, macinato, niente. Non voglio più vedere niente. Fatemi sapere se anche voi un po' state vivendo la mia stessa situazione. Mi raccomando, fate sempre comunque degli esami per cercare di verificare che non ci siano cose più gravi, assolutamente. Io infatti mi sto muovendo adesso e spero sia stato interessante questo video e non troppo disgustoso. Mi raccomando, seguitemi, adesso ritorno un po' su YouTube, quindi seguitemi su Instagram, su TikTok, perché lì metto un po' di... ogni giorno metto un vlog della giornata, ovviamente mini. Ci vediamo al prossimo video.